Buon pomeriggio di domenica, è il 7 di ottobre, sono le ore 17, direi in punto, cerco di essere sempre preciso e mi pare che per oggi ce l'abbiamo fatta. Innanzitutto benvenuti alla mia diretta domenicale, come al solito vi chiedo per favore di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi in modo tale da poter invitare altre persone a questa diretta e naturalmente potete condividere pigiando sulla freccetta. Anche il video che resterà di questa diretta, lo sapete, lo trovate sul sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e naturalmente anche sul canale YouTube. Comunicazione di servizio, domani torno a Roma e sarà una giornata di quelle pazzesche, per cui so già che non avrò tempo per fare la diretta, quindi lo dico subito. Potrete continuare a vedere questo video e poi l'idea è di ritrovarci qui da Roma, però martedì. Che sarà il 9 di ottobre alle ore 17, quello dovrebbe essere l'orario, quindi chiedo già scusa per non essere in diretta domani, ma insomma ci rivedremo dopodomani alle ore 17. Veniamo subito a noi. Ah, tra l'altro c'è una cosa che volevo dirvi. Questa settimana l'aula di Montecitorio si riunisce soltanto giovedì, quindi ancora una volta il Parlamento ha pochissimo da fare, non ci sono provvedimenti che arrivano in aula. E questo non vuol dire che poi i parlamentari non lavorino, perché come ho detto già domani è una giornata per me molto intensa di incontri e di altre cose, ma in realtà poi naturalmente ci sono le commissioni che lavorano, per cui sarò in commissione esteri, sapete io appartengo a quella commissione, però tanto per darvi un'idea avremo da andare in aula per i voti soltanto giovedì, quindi continua il livello bassissimo di lavoro del governo, non arrivano provvedimenti in aula. Non trovano evidentemente l'accordo sulle cose da fare e quindi l'attività politica di cui si dice grandi cose, no? Questo è dicono loro, il governo del cambiamento, un governo che fa molto, in realtà dal punto di vista parlamentare non accade quasi nulla e quindi è bene che questo lo sappiate. Detto questo, di che cosa volevo parlare? Innanzitutto, ieri ci eravamo detti. Qual è la strategia del governo? Cioè, che cosa fa? Mi chiedevo ieri durante la diretta per quale motivo il governo fa una manovra che evidentemente viene bocciata dall'Unione Europea. Sapete che addirittura Di Maio aveva detto ci aspettavamo che la manovra non piacesse all'Unione Europea, come se le manovre poi dovessero piacere, come fossero un gusto di gelato, insomma. Però loro hanno detto noi ce l'aspettavamo, insomma, che la manovra sarebbe stata rifiutata, avrebbe avuto, anzi, non sarebbe piaciuta, come ha detto Di Maio. E quindi io ieri mi chiedevo, ma per quale motivo uno scrive una manovra sapendo già che non piacerà, tra virgolette? Ed evidentemente quello che dicevo, la mia riflessione di ieri, che questo era voluto, che si vuole aprire un fronte con l'Europa, si vuole aprire una prospettiva venezuelana per l'Italia, si vogliono far saltare i conti, si vuole dimostrare che tutto questo non conta niente, che c'è una volontà popolare. Che decide di spendere come se lo Stato avesse risorse infinite che non ha e quindi che si può sostanzialmente indebitarsi, si può spendere allegramente perché tanto chi se ne importa. È un po', diciamo, in modo più sguaiato quello che si è fatto negli anni 80 e 90 in Italia quando il nostro debito pubblico è cresciuto a dismisura, ma questo dovrebbe darci un'idea del fatto che quando un paese decide di spendere più di quello che produce, quando decide di quindi vivere al di sopra delle proprie possibilità, non è che lo può fare senza danno, lo fa perché prende i soldi in prestito e poi questi soldi qualcuno li dovrà restituire. E come oggi noi ci ritroviamo un debito così alto perché furono delle politiche di bilancio assurde quelle che hanno gonfiato il nostro debito pubblico nei decenni scorsi, tutto quello che si farà in questi mesi, in questi anni, con questo governo, sarà a carico delle nuove generazioni, delle future generazioni. Cioè non è che lo Stato possa produrre ricchezza dal niente. Lo Stato produce una ricchezza che è data da tutto il nostro lavoro, dal lavoro delle nostre imprese, dal lavoro intellettuale e manuale degli italiani. Quelle sono le risorse che abbiamo a disposizione. Se abbiamo bisogno di più risorse, quelle risorse dobbiamo andarle a trovare da qualche parte. Quindi o aumentiamo le tasse, o tagliamo le spese, o le andiamo a prendere in prestito sui mercati. Non è che ci sia. E qui, diciamo, è esattamente quello che succede in una famiglia. Non è che i meccanismi cambino perché lo Stato, questa entità che sta sulle nostre teste, è onnipotente e quindi alla fine, come dire, produce dal nulla la ricchezza. La ricchezza nazionale quella è e tu devi fare i conti con quella. Quindi evidentemente si vuole scardinare un meccanismo di sano buonsenso, che è quello che stavo appunto spiegando, dicendo ma noi chi se ne importa? Andiamo avanti e se l'Unione Europea
e i mercati ci danno addosso, noi sapremo resistere e quindi chi se ne importa, appunto, andiamo avanti così. E oggi i principali giornali dicono esattamente la stessa cosa. Quella è l'intenzione che ha il governo, che è quella di sfasciare i conti pubblici, alla fine probabilmente anche di lucrare su una polemica anti-europea che servirà in vista delle elezioni europee, perché quale migliore occasione di dire l'Unione Europea ci dice di no e quindi bisogna votare contro questa Unione Europea? Lo stanno dicendo Salvini, Di Maio, no? Li manderemo a casa col voto dell'Unione Europea. Cambieremo tutto, ma in realtà, ripeto, qui bisogna essere chiari. Se facciamo Totò e Peppino che si vogliono vendere la Fontana di Trevi, perché siamo a questi livelli, poi alla fine ne pagheremo le conseguenze e speriamo di fare in modo, speriamo che gli italiani, che noi stessi con il nostro lavoro di opposizione, che gli organi di informazione che sembrano dare segnali di sveglia in qualche modo, si riesca a impedire questo disastro prima che sia troppo tardi. Io faccio sempre l'esempio del Venezuela. Guardate, il Venezuela è uno dei paesi teoricamente più ricchi del mondo, ha grandi giacimenti di petrolio, però in Venezuela non si trovano le medicine salvavita, cioè ci sono dei problemi di questo livello, perché quando si gestisce un paese senza criterio e lo si fa mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, spendendo soldi che non si hanno e quindi creando anche disordine sociale, poi alla fine il paese, per quanto ricco di materie prime, va a gambe all'aria. E questo è un rischio che bisogna assolutamente evitare e bisognerà fare di tutto per evitarlo. In più, tenete conto che i nostri governanti ormai stanno giocando anche con quelle che sono le libertà, diciamo, minime, libertà tipiche dei regimi democratici, delle democrazie liberali. In questi giorni, in queste ore, anzi, si registra un attacco senza precedenti, sempre del nostro ineffabile Luigi Di Maio, il quale avrete letto, dice: io se l'è presa con un gruppo editoriale, il gruppo L'Espresso, che poi in realtà non esiste neanche più perché il gruppo L'Espresso ora si chiama Gruppo Gedi, è diventato più grande, contiene La Stampa e altri quotidiani, quindi che non sono soltanto quelli dell'ex gruppo L'Espresso. Dice: sono giornali che devono chiudere. Io appunto nessuno li legge più, fanno fake news e quindi per la prima volta si vede qualcuno ha fatto notare un ministro dello sviluppo economico che si augura la chiusura di un'impresa e il ministro del lavoro che si augura che si perdano dei posti di lavoro. Ma la realtà ancora più grave è che la libertà di stampa e la dialettica tra stampa e governo, tra stampa e potere, sono il cuore della vita democratica. Ora io lo dico da persona che ha avuto l'onore di ricoprire ruoli di governo, non è che sempre mi abbia fatto piacere come la stampa ha raccontato la nostra attività di governo, ho trovato che spesso fosse un racconto ingiusto, che fosse parziale, che non tenesse conto di quelli che erano gli aspetti positivi del lavoro che stavamo facendo e che insistesse su aspetti negativi, dando a quegli aspetti un risalto che non meritavano. Però questa era la mia posizione, ma l'ho anche espressa pubblicamente, ma mai e poi mai avrei sperato che un giornale qualsiasi, anche il giornale più lontano da me, più, diciamo, non so, la Verità, il Fatto Quotidiano, chiudessero. In un paese democratico i giornali devono essere aperti e devono essere tanti e devono essere plurali e devono rappresentare opinioni molto differenti, perché questo è stare in una democrazia. Però io, guardate, quando dico che il Movimento 5 Stelle è pericoloso e io penso che un'alleanza con il Movimento 5 Stelle sarebbe scellerata, lo penso perché proprio a loro mancano questi basilari della democrazia. Il Movimento 5 Stelle identifica il popolo come un'unità monolitica, c'è una volontà popolare e ogni qualvolta un partito al governo, di governo in qualsiasi paese del mondo, pensa che il popolo sia uno e che quindi la volontà popolare sia esprimibile attraverso una sola opinione, questa è l'anticamera di una dittatura, perché se il popolo ha una sola volontà, basta una sola persona per esprimerla. Questo è il punto. Il popolo, invece, in una democrazia deve essere interpretato come un grande corpo che esprime una varietà di opinioni e quindi ci vogliono le elezioni, ci vogliono i governi, che sono cose complesse perché bisogna arrivare a sintesi tra le varie opinioni popolari, tra le varie opinioni che il popolo esprime. E anche i giornali esprimono parti dell'opinione pubblica che sono diverse. Se un ministro, vice premier, ministro del lavoro, sviluppo economico,
auspica che un gruppo editoriale chiuda perché non la pensa come lui e perché ricostruisce i fatti con una visione diversa dalla sua, vuol dire che non ha nessuna idea di cosa sia una democrazia e vuol dire che la nostra democrazia è in pericolo. Lo dico con chiarezza, io mi batterò con tutte le mie forze sempre per evitare un accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, soprattutto con i rapporti di forza che ci sono oggi, perché significherebbe abdicare alla mia idea di democrazia, ai miei ideali più profondi. E quindi, perché diciamo, non mi ha ordinato il medico di fare politica, io francamente il giorno in cui succedesse una cosa del genere rifletterei molto sul mio impegno politico, perché significherebbe, come dire, in qualche modo negare i miei ideali più profondi. Spero di essere stato chiaro, di non dover tornare sull'argomento, però ripeto, questa è una cosa di una gravità estrema. Torniamo però alla manovra economica. Oggi i giornali, e in particolare Repubblica, questo è il motivo per il quale Di Maio si è così arrabbiato, notano che la manovra in realtà si tramuterà in un aggravio fiscale per moltissimi, perché diciamo l'eliminazione di alcune detrazioni fiscali sarà un danno per molti, e anche l'abolizione di alcune norme fatte dai governi precedenti, per esempio l'IRI, quindi la tassa sulle attività delle imprese costituite in forma di persona fisica, e anche l'ACE, quindi tutta una serie di leggi fiscali che avevamo posto in essere per semplificare e diminuire la pressione fiscale che è diminuita durante gli anni dei nostri governi. Ecco, l'abrogazione di queste leggi causerà un aumento della pressione fiscale, e anche le tasse imposte sulle banche, che questo risulta dal DEF, che le banche dovranno pagare maggiori tributi, si tradurranno con tutta probabilità in maggiori costi per i clienti di quelle banche, quindi sia le famiglie che le imprese. E quindi Repubblica dice: attenzione, potrebbe esserci un aumento della pressione fiscale. Aggiungo quello che finalmente se ne parla, risulta anche un taglio di 100 milioni per la scuola, di cui 65 milioni erano quelli riservati all'alternanza scuola-lavoro, che era stata introdotta, come vi ricordate, con la buona scuola, e che il ministro dell'istruzione ha detto di voler ridurre della metà. Quindi la buona scuola avrà, diciamo, la scuola per l'esperienza di alternanza scuola-lavoro ci saranno meno soldi, e quindi un governo che aveva detto e aveva parlato molto agli insegnanti dicendo che si sarebbero diciamo messe a disposizione maggiori somme per la scuola sta facendo il contrario, con un bel taglio lineare di un centinaio di milioni. Mi fermo sulle ultime due cose, ricordandovi sempre per favore di condividere questo video, che sono innanzitutto un'altra cosa che ci eravamo detti ieri, la famosa vicenda dei dublinanti, cioè dei migranti che arrivati in Italia sono poi espatriati in modo, diciamo così, illegittimo, e che la Germania in particolare ci vuole rimandare indietro. Ieri avevo commentato questo articolo di Tonia Mastrobuoni su Repubblica, oggi Repubblica torna sul punto e dice che sono quasi 40.000 le persone che la Germania intende mandarci indietro, e che addirittura si immagina che non accadrà, quindi col contagocce come sta succedendo adesso attraverso voli di linea, ma che addirittura potrebbero arrivare dei charter a Roma con migranti che illegalmente, diciamo così, si trovano in Germania. Di questo naturalmente Salvini non parla, e non dice soprattutto che tutto questo è dovuto al regolamento di Dublino, che lui ha impedito si modificasse, in quanto questo governo, proprio al primo Consiglio europeo, ha aderito all'idea, prima di tutto, che le quote di ricollocazione dei migranti fossero soltanto volontarie, al contrario di quello che si era stabilito quando al governo c'eravamo noi ed eravamo riusciti ad avere quote obbligatorie di ricollocazione, di ricollocamento dei migranti, ma soprattutto che attraverso, diciamo, l'alleanza con i paesi di Visegrad, evidentemente si è stabilito che Dublino si potrà modificare soltanto all'unanimità, e quindi evidentemente questo non accadrà mai. E poi l'ultima cosa è che si continua a scavare nel famoso concorso a cattedra del presidente Conte, e questo rapporto tra Conte e Alpa, questa sua società, la società tra il futuro presidente del Consiglio che era iscritto al concorso, che era candidato al concorso a cattedra, e il suo maestro, che era uno dei commissari, continua a sospettare, diciamo, a sollevare dei dubbi. Ora, Guido Alpa è persona rispettatissima, ma anche lì notizie giornalistiche, come dire, sottolineano che esisteva con tutta probabilità, con tutta evidenza, un rapporto di società, diciamo un rapporto di coessenza, di interessenza economica tra i due avvocati che avevano aperto uno studio insieme, che quindi questo avrebbe
creato una impossibilità, una incompatibilità per il commissario Alpa di intervistare, esaminare e promuovere il candidato al concorso Giuseppe Conte. Ma anche di questo vedremo. La situazione, come vi ripeto, è preoccupante. Io non mi stanco di dire che davanti ad attacchi all'Unione Europea così sguaiati, alla libertà di stampa, alla libertà delle authorities, l'abbiamo visto con quello che è successo appunto con le authorities indipendenti che dovrebbero vigilare sul mercato, con la Consob e cose di questo tipo, quello che c'è da fare è veramente un'opera di resistenza a difesa dei valori delle democrazie liberali che sono in pericolo purtroppo non soltanto in Italia, ma certamente anche in Italia. E dico sempre che bisogna recuperare il proprio impegno politico in prima persona. Lo dico perché, e ve l'ho detto nei giorni precedenti alla manifestazione del 30 settembre a Roma, oggi lo dico anche per ricordarvi che 19, 20, 21 di ottobre ci sarà la Leopolda Firenze, quindi che vi aspetto lì. Tra l'altro Matteo Renzi ha annunciato che si lanceranno i comitati civici, che sono proprio, saranno, vogliono essere lo strumento per la resistenza civile. Per chiunque voglia riaffermare i valori dell'europeismo, della ricerca scientifica, del garantismo, della crescita verso l'assistenza, della crescita del lavoro verso l'assistenzialismo, insomma, tutti quei valori che il governo sta mettendo, in pericolo, che invece vanno difesi perché non sono soltanto, diciamo così, delle opinioni, ma sono l'essenza stessa dei valori democratici che abbiamo preso in prestito dai nostri nonni e genitori e che dobbiamo restituire intatti ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi vi aspetto a Firenze 19, 20, 21 ottobre e nel salutarvi, augurandovi naturalmente un'ottima domenica sera, vi do appuntamento a martedì, quindi non a domani, a martedì alle ore 17. Ciao a tutti e condividete. Buona domenica. Ciao.